Buongiorno e ben ritrovati a una nuova edizione del TG6. Apriamo parlando di sanità. Il nuovo piano sanitario regionale è stato al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Pescara tra Nicoletta Verì e i rappresentanti sindacali. Sul tavolo anche la tematica della carenza di organico e delle problematiche legate ai fondi carenti. L'assessore infatti ha dichiarato di aver trovato a secco le casse della sanità. Il servizio è di Paolo Renzetti. Io ho trovato una cassa vuota, devo dirla vuota, completamente vuota, perché chiunque mi ha preceduto ha trovato un suo, diciamo, possibilità di usufruire di alcune risorse, cosa che io non ho trovato. Questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha incontrato i rappresentanti dei sindacati CGL e CISL e UIL per illustrare la nuova programmazione della rete ospedaliera e della rete territoriale in Abruzzo, specificando che si lavorerà per risolvere le criticità e garantire gli ospedali di prossimità. Presenteremo a questo tavolo di monitoraggio la possibilità di poter tenere aperti dei pronto soccorso, specialmente nelle zone molto disagiate, vedi Penne, Popoli e altre realtà, perché bisogna dare un'assistenza e una sanità di prossimità a tutti i nostri cittadini. Così come presenteremo la possibilità di tenere aperto ancora il punto nascita di Sulmona, riorganizzando tutto ciò che la messa in sicurezza sia da un punto di vista strutturale che del personale, attiveremo degli ospedali nelle zone disagiate e presenteremo anche un programma della rete territoriale importante, perché è complementare a quella che è un riordino della rete ospedaliera. Sulmona è un passaggio, a mio avviso, epocale, in quanto quella che era la chiusura del punto nascita è stata accantonata, si ripristina quella che è un'esigenza di una popolazione, di una valle, la Valle Peligna, l'Alto Sangro, che è fondamentale. Lì la donna sarebbe abbandonata a se stessa. Poi sull'ambito territoriale c'è la volontà precisa di far funzionare gli ambiti territoriali, non fare delle etichette appese fuori agli uffici. Tutto ciò presuppone però anche una maggiore sintonia fra le ASL e i presidi ospedalieri. Con questo obiettivo certamente si può raggiungere anche il DEA di secondo livello su Chieti Pescara. Lei prima parlava di un progetto ambizioso. Sì, certamente è un progetto ambizioso. Perché ambizioso? Ambizioso perché oggi, soprattutto in periferia, noi abbiamo il disagio di coloro che si rivolgono alla sanità pubblica. Questo progetto però, dicevo, è ambizioso perché presuppone anche investimento di risorse sui territori. Parliamo adesso di trasporti, perché è stato indetto per domani dai sindacati uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i lavoratori del trasporto pubblico. Lo sciopero, che oltre a domani è previsto per venerdì, potrebbe causare molti disagi ai pendolari e a chi dovrà mettersi in viaggio, mentre rimane critica la situazione della TUA. Il servizio. Sospeso tutto il trasporto pubblico, via terra, via mare, via cielo, per lo sciopero generale indetto da CGL, CISL e UIL. Domani e dopodomani potrebbero esserci gravi disagi per chi si sposta in bus o in treno, mentre lo sciopero del personale del trasporto aereo proseguirà fino alla giornata di venerdì. È previsto anche il blocco dei porti, e stavolta non a causa del ministro degli interni, e addirittura la sospensione dei servizi funerari. Lo sciopero, che si prospetta super partecipato, si propone, nell'intenzione dei sindacati, di fare pressione su istituzioni, imprese nazionali e regionali per tutelare i lavoratori del sistema dei trasporti, per puntare un faro sugli infortuni e sulle ancora troppe morti sul posto di lavoro, affinché si trovi una soluzione per la concorrenza al ribasso, che prolifera tramite lo sfruttamento del lavoro in nero e l'evasione fiscale, ma anche per chiedere ragione dei 58 milioni che il governo ha tagliato al Fondo Nazionale Trasporti. In Abruzzo i disagi potrebbero essere parecchi, perché lo sciopero riguarda da vicino anche la nostra regione. Domani i lavoratori si asterranno dai loro mestieri contro l'isolamento in cui l'Abruzzo è destinato a perdurare. Sì, perché nel frattempo aumenta di circa il 30% il costo dei biglietti del treno, a causa del cambio di nome dei Frecciabianca, nonostante la durata del viaggio rimanga invariata.
E ancora verrà soppresso il collegamento aereo Pescara-Milano e rimane incerta la condizione del trasporto pubblico abruzzese. Mentre i cittadini continuano a lamentare di servizi sui vetusti mezzi pubblici, la società unica abruzzese di trasporto potrebbe chiudere in rosso anche il prossimo bilancio. A parlare di trasporti, purtroppo per un fatto di cronaca, una ragazza di 23 anni di Colonnella in provincia di Teramo è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di notte lungo la sopraelevata di San Benedetto del Tronto. La giovane era alla guida di una Renault Clio quando è andata a sbattere contro un pullman che proveniva in senso opposto. Sul bus c'erano 31 persone oltre l'autista, nessuna delle quali è rimasta ferita. Gravi invece le condizioni della giovane che è stata estratta dalle lamiere dei vigili del fuoco, soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasferita all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale. Adesso spostiamoci nel Vastese, dove la rottura del vaglio dell'impianto di trattamento del Civeta ha aperto delle criticità anche per i comuni serviti da Ecolan S.p.A. Per ora la società che gestisce il servizio di igiene urbana in un centinaio di comuni del Chietino ha risolto il problema conferendo l'organico in altri due impianti. Ma la situazione, ha dichiarato il presidente di Ecolan Massimo Ranieri, va risolta quanto prima con la realizzazione di un nuovo impianto per il quale è stata già firmata la delibera CIPE nel 2016. Il servizio ha avuto ripercussioni anche sui comuni del Chietino, dove il servizio di igiene urbana è gestito dalla Ecolan S.p.A. La rottura del vaglio rotante all'impianto TMB del Civeta. Le 70.000 tonnellate raccolte oggi sono state distribuite negli impianti di stoccaggio Acham di Aieli e contestabile a Massadalve. La Ecolan, ha detto il presidente Massimo Ranieri, si è subito attivata per risolvere la criticità dopo lo stop al conferimento dell'organico nell'impianto del Vastese. La sostituzione del vaglio però non avverrà prima di sabato. Nei prossimi giorni il problema è ancora più grave perché ad esempio la produzione di domani, cioè domani raccoglieremo circa 90 tonnellate di rifiuto dai nostri comuni e abbiamo solo uno spazio di circa 40 tonnellate, uno stoccaggio presso la ditta Mantini a Chietiscalo. Quindi abbiamo chiesto in regione, visto che sta la regione stessa emanando in queste ore proprio un'ordinanza, di inserire anche i nostri centri di raccolta che sono già autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti, ma diciamo, per aumentare i giorni di stoccaggio nei cassoni a tenuta, quindi stiamo in questo momento trasmettendo in regione l'elenco dei nostri impianti che hanno la possibilità di stoccare l'organico, sempre che nella speranza che diciamo, entro sabato o domenica riapra l'impianto del Civeta. Se la situazione non si dovesse sbloccare rischiamo addirittura di non poter raccogliere, questo chiaramente non ce la auspichiamo e pertanto abbiamo dato la nostra disponibilità alla regione per poter utilizzare i nostri centri di raccolta ma anche le aree di deposito dei mezzi e delle attrezzature, chiaramente con cassoni a tenuta per evitare la fuoriuscita di percolati e comunque cattivi odori che possono dare diciamo, un impatto sul territorio. Io ribadisco che Ecolan ha necessità settimanalmente di circa 450 tonnellate. E chiaramente auspico che la regione intervenga in maniera diciamo, importante con questa ordinanza. Tutta questa situazione, aggiunge Ranieri, si sarebbe potuta evitare se si fosse dato seguito alla delibera CIPE numero 55 del 2016 che autorizza per un costo di 15 milioni di euro la realizzazione della piattaforma della Forsu per conferire fino a 40.000 tonnellate l'anno. Ma la burocrazia, commenta Mauro Ranieri, annulla tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Gli uffici Ecolan hanno infatti lavorato velocemente con l'acquisto del terreno vicino alla sede di Cerratina, la realizzazione del progetto e l'ottenimento dei fondi del CIPE, fino ad arrivare alla sottoscrizione della convenzione tra Ecolan e Regione, dopodiché si è arenato tutto al Mise. Chiaramente è una situazione insostenibile perché noi abbiamo sollecitato più volte sia il Ministero che la Regione per quanto poteva, e, però diciamo che arrivati a questa situazione, non dico che noi forse in due anni avevamo già l'impianto pronto, ma queste situazioni di criticità ci saranno anche nel futuro prossimo perché problemi diciamo,
tecnici e non solo tecnici del Civeta sicuramente si riproporranno anche nelle settimane future, e non avere un sistema impiantistico che ci permetta di gestire in maniera adeguata i flussi dei rifiuti abruzzesi ci mette, diciamo, in una condizione particolare. Guardia di Finanza nel corpo militare, cambio al vertice al Comando regionale Abruzzo. Questa mattina nella caserma Tito Giorgi, sede del Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il generale di brigata Flavio Agnello ed il generale di brigata Gianluigi D'Alfonso, che assume il comando regionale. Nel corso della cerimonia, Agnello, destinato al comando del centro sportivo della Guardia di Finanza di Roma, ha ringraziato tutto il personale e ricordato i risultati raggiunti in tutte le missioni istituzionali. Il nuovo comandante, Gianluigi D'Alfonso, proveniente da Napoli, dove ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale per 4 anni. Continuiamo con il tema forze dell'ordine, perché sarà potenziata la videosorveglianza nel comando della municipale di Pescara. Il blitz del consigliere comunale della Lega, Armando Foschi, ha scatenato la polemica politica e questa mattina il comandante della municipale adriatica, Carlo Maggitti, ha voluto fare chiarezza annunciando che a breve sarà conclusa l'indagine interna. Il servizio. Dopo il blitz del consigliere comunale della Lega Armando Foschi mercoledì scorso 17 luglio all'interno del comando della Polizia Municipale di Pescara, in cui trovò la sede dei vigili urbani completamente deserta, gli uffici vuoti, questa mattina il colonnello Carlo Maggitti, comandante del corpo, ha indetto una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto con l'ausilio delle immagini delle telecamere. Le indagini sono in conclusione, perché vi dico, per una cosa che è stata così di impatto negativo sul corpo della Polizia Municipale, le ho volute fare subito. Ringrazio il personale che, anche se in ferie, in malattia, quasi nella sua totalità, ha dato una mano a dipanare la matassa. È ovvio che tutto ciò che ci diranno queste indagini dovrà essere poi indirizzato e vagliato in tutte le sedi competenti. Io non guardo a nulla di personale. Se fosse stato per me, come è successo già in passato, lì dove ho preferito non ricorrere alla stampa, oggi avrei fatto la stessa cosa. Oggi il nostro è un grido a tutela della Polizia Municipale di Pescara. Ho diretto altri corpi, ho lavorato con tanti altri bravi agenti, bravi ufficiali. Non si può continuamente mettere alla berlina chi fa il proprio dovere e chi sta cercando di dare fondo a tutte le sue forze per dare una mano alla cittadinanza, meno che mai da coloro poi che ci sono vicini e ci dovrebbero essere vicini in questo momento. Tornando al caso specifico, sono d'accordo con il sindaco, la videosorveglianza è uno strumento utilissimo. Alla luce di quanto è accaduto, chiederò che anche altre videocamere vengano installate per una maggiore sicurezza interna del corpo stesso, per cui grazie alle telecamere abbiamo la prova schiacciante di ciò che effettivamente è successo e di quante cose non propriamente conformi a quanto accaduto siano state dette. Il Tribunale di Sulmona e la Regione Abruzzo hanno stipulato un protocollo d'intesa per la digitalizzazione del presidio giudiziario Peligno. L'investimento arriva in un momento delicato per la vita dei piccoli tribunali, che dovrebbero chiudere il prossimo anno. Il servizio è di Daniela Rosone. Elevare le competenze specialistiche in materia di digitalizzazione della giustizia, implementare sistemi operativi informatici, garantire la formazione dei dipendenti degli uffici giudiziari, migliorando modelli organizzativi e gestionali del processo telematico. Con questi obiettivi è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e il presidente del Tribunale di Sulmona Giorgio Di Benedetto. Il protocollo avrà una durata di 12 mesi e sarà attuato dalla Regione Abruzzo e dal Tribunale di Sulmona, destinatario del finanziamento.
Un'opportunità molto importante in un momento in cui si parla però purtroppo della chiusura dei piccoli tribunali. Il presidente del tribunale di Sulmona ribadisce il suo secco no alla chiusura. Io non condivido la scelta della chiusura dei piccoli tribunali perché ritengo che i tribunali proprio oggi, in questo momento in cui costituiscono una risorsa indispensabile al sistema giudiziario, perché quando parliamo di organizzazione delle informazioni di cui devono far uso gli operatori del diritto, noi dobbiamo tener conto del sistema delle informazioni, cioè l'informatica è per definizione sistemica. Ora, i piccoli uffici in questo caso sono una risorsa preziosissima, perché ho lavorato 12 anni al Tribunale di Roma e lì tutto si può fare meno che avere una visione sistemica del funzionamento dell'ufficio. Spero che tutti i tribunali abruzzesi possano salvarsi, che la stessa Corte d'Appello, in quanto piccola Corte d'Appello che è a rischio, secondo alcuni progetti di accorpamento con le corti d'appello maggiore, possa invece svolgere questa funzione di piccolo ufficio pilota per le strutture giudiziarie, perché l'informatica poi non si ferma mai, la sperimentazione è continua e la ricerca è continua. Sarà costituita una cabina di regia ora composta da referenti della Regione Abruzzo, del Tribunale di Sulmona e degli uffici giudiziari individuati nell'ambito della manifestazione di interesse. Il protocollo definisce tutti gli aspetti organizzativi per realizzare il progetto, nonché gli aspetti attuativi della manifestazione di interesse che la Regione Abruzzo dovrà indire per individuare gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale interessati a questo potenziamento e alla diffusione dell'ufficio per il processo. Per ora il Tribunale di Sulmona costituisce l'unico destinatario delle risorse. Ha raccolto un grande successo la calamarata con il peperone dolce di Altino, presentata nel corso della manifestazione mediterranea che si è tenuta al porto turistico Marina di Pescara. Il servizio. Nicola D'Alonso è qui col peperone dolce di Altino, che è un presidio slow food, e avete presentato in questa edizione mediterranea la calamarata. Calamarata al peperone dolce di Altino con una crema di pecorino delle nostre parti di Montazzoli, e più ci mettiamo una grana molto preparata da noi che gli dà l'ultimo sapore, l'ultima dolcezza. Un po' di peperone in mezzo, c'è qualche altro ingrediente particolare nostro, e quindi... Farete adesso una grande festa Altino, come sempre. Come sempre una grandissima festa a cui viene tutto l'Abruzzo, specialmente qui da Pescara moltissimi vengono a questa festa che faremo il 23 e il 24 agosto. È un palio culinario delle contrade, non è un festival, è un palio proprio. Tutte le contrade si stanno già preparando per questo palio importante, si preparano i loro menù, sono 3 menù per ogni contrada, le nuove contrade si sfideranno a son di peperonate. Tutti i piatti avranno come ingrediente principe il peperone dolce. Senta, le volevo dire, ormai il peperone dolce di Altino è diventato conosciutissimo, sì, e ci sono tante belle realtà, belle aziende dalle nostre parti che si stanno sviluppando, che stanno crescendo, è diventato una realtà, un prodotto di comunità, diciamo, ecco. E adesso andiamo avanti col nostro telegiornale. La regione dovrà pagare il risarcimento alla Santa Croce per aver revocato illegittimamente la concessione della sorgente Fiuggino, la più piccola nel comune di Canistro in provincia dell'Aquila. Infatti il Consiglio di Stato, con un'ordinanza del 5 luglio, ha rigettato il ricorso dell'ente regionale volto ad annullare la sentenza del TAR del dicembre 2018 e lo ha condannato a risarcire la società di imbottigliamento di acqua minerale per i danni subiti a seguito della decisione avvenuta ad agosto 2017, adottata perché la portata dell'acqua sarebbe stata troppo esigua. Santa Croce ha fornito prove contrarie riconosciute dal TAR. Ora, per il Consiglio di Stato, la Regione dovrà quantificare la somma ed effettuare il pagamento, si legge nella nota della Santa Croce, pena la nomina di un commissario ad acta. Siamo raggiunti alla pagina sportiva, inauguriamola parlando di calcio. Ieri il giorno di riposo, oggi il Pescara ha ripreso a lavorare a Palena per quella che è la seconda e ultima settimana di ritiro. Giovedì alle 17 si giocherà la seconda amichevole contro l'Arenato Curi angolana. Sul fronte mercato continua ad essere attuale il destino di Gaston Brugman. L'abbondanza nel reparto può far pensare ad una cessione, ma solo a fronte di un'offerta importante.
Il servizio è di Andrea Costantini. Sono tanti, ben 10, i giocatori che compongono la rosa del centrocampo del Pescara, quasi una sorta di nemesi con quanto accaduto nel girone di ritorno della scorsa stagione, quando il reparto, accorciato numericamente dopo il mercato di gennaio, rimase ridotto ai minimi termini a causa degli infortuni di Melegoni e Canutè e gli acciacchi del capitano Brugman, che più volte ha stretto i denti per essere in campo. 10 giocatori dunque, grazie all'ultimo colpo firmato dal presidente Sebastiani, che ha portato in biancazzurro dal Napoli l'ex cosentino Luca Palmiero. 5 i potenziali registi del 4-3 di Zauri, Brugman, Palmiero, Ciocev, Canutè e Bruno, con il capitano che in caso di permanenza a Pescara potrà essere dirottato a mezzala, alla Zeman maniera. E poi i confermati, proprio tra le mezzali, Crecco e Memusciai, Melegoni, per il quale l'Atalanta ha rinnovato il prestito, quindi i nuovi Tabi e Busellato. Quest'ultimo, ex cittadella salernitana, arriva dal Foggia dopo lo svincolo d'ufficio per la mancata iscrizione al prossimo campionato dei Satanelli. Queste le sue prime impressioni. Pescara da avversario ho sempre visto come una squadra top per la cadetteria, che punta sempre a fare grandi campionati e niente, questa è la visione che hanno tutti da fuori. Ma di promettere niente se non il massimo impegno. I miei obiettivi sono raggiungere gli obiettivi della squadra. Una volta raggiunti quelli sono raggiunti anche i miei. Va precisato che di questi 10 nomi almeno un paio saranno a disposizione non prima del mese di novembre. Filippo Melegoni e Ivailo Ciocev stanno smaltendo infortuni subiti a marzo con le rispettive nazionali. Anche per questo l'abbondanza nel reparto al momento non è ritenuta un problema, stando anche alle parole del presidente Sebastiani raccolte da TV6 sabato scorso. Tuttavia una partenza eccellente non la si può escludere e benché i rumors siano diminuiti negli ultimi giorni, l'indiziato principale resta Gaston Brugman. Già dalla scorsa stagione il Parma aveva buttato gli occhi sul giocatore senza affondare il colpo. Il mese scorso, pur ribadendo la stima per il giocatore, il DS dei locali Faggiano aveva fatto notare come non ci fosse spazio per lui, vista la presenza in rosa di Stulaz. Proprio in queste ore però il Parma sta perfezionando le cessioni all'Empoli del regista sloveno e di Dezzi e si potrebbero creare le condizioni per un'accelerazione dell'operazione che gratificherebbe il giocatore con una destinazione da Serie A e il Pescara, che avrebbe denaro fresco in cassa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Insomma, giorni di riflessione. Brugman è un asso del Pescara. Il suo eventuale sacrificio dovrà essere ben ripagato, ma se restasse in biancazzurro il tasso tecnico del centrocampo sarebbe elevatissimo e costituirebbe un fattore determinante per un campionato ambizioso del Delfino. Nella stagione 2019-2020 sulle maglie del Pescara ci sarà il marchio di un nuovo main sponsor. Si tratta della Lublan, brand nel settore dei lubrificanti appartenente al gruppo campano della GL Oil, il cui titolare Giuseppe Langella è fratello del presidente della Juve Stabia Andrea. Tutto nel servizio. Dottor Langella, il marchio Lublan della GL Oil si lega per quest'anno alla Pescara Calcio, come mai questa scelta? Allora, la scelta, come ho detto in conferenza stampa, serve innanzitutto per coprire quest'altra parte dell'Adriatico, sperando che il Pescara Calcio ci aiuti in un'intesa di marketing anche con la nostra società che cura i nostri interessi di marketing, sperando che abbiamo investito tanto sia in Serie B e con l'opzione di una risalita anche principalmente quest'anno in Serie A, perché ci abbiamo l'opzione anche sull'anno prossimo per il calcio che conta, diciamo, a Pescara. La sua attività, la sua famiglia non è nuova al mondo del calcio? Sì, la nostra famiglia abbiamo fatto già sponsorizzazioni nel calcio, partendo dal Napoli Calcio di Ferlaino, poi c'è stata una parentesi di un anno con il Savoia Calcio in Serie B, con l'altro brand sempre di famiglia che è Challoils. Adesso puntiamo tutto su Lublan, che è il principale marchio della società GL Oil, di cui si è scissa, diciamo, dalla famiglia per intraprendere una strada nuova, sempre nel settore dei lubrificanti. Sperano con questo tipo di rapporto anche di entrare da questa parte. A noi farebbe enormemente piacere, perché significa poi ridare qualcosa a chi ti dà una mano e soprattutto continuare magari avere una continuità di rapporto negli anni. Lei spera anche nel rinnovo automatico, che vorrebbe dire Serie A? Ma noi ci speriamo sempre, noi tutti gli anni ci speriamo, quindi, e soprattutto cerchiamo di fare bene per sperarci.
però quello è un qualcosa che normalmente si mette nei contratti e speriamo di rispettare questo accordo. In casa Teramo invece tantissimi cambiamenti ad ogni livello. Solo il capitano, Ivan Speranza, rimane intoccabile. Per il difensore si tratterà della nuova stagione con la casacca biancorossa. Tutto nel servizio di Ania Cantagalli. Ivan, nuova stagione, nuova squadra, nuovo presidente. Speranza rimane sempre qui, stoico, a portare la bandiera del Teramo e anche la fascia. Meno male, no, è tutto nuovo, come hai detto tu, è tutto nuovo anche per me, tra virgolette. Comunque è già la società nuova, quindi tutta aria nuova e si sente proprio questo entusiasmo che ha un po' travolto tutta la città ed è bello anche per me iniziare questa nuova avventura dopo comunque un anno che per me è stato duro l'anno scorso, quindi devo iniziare tutto da zero, diciamo, quindi è una bella cosa, una bella scommessa. Domanda più importante, ovviamente, come stai? No, molto meglio, ho lavorato da maggio e sto lavorando molto intensamente da tutti i giorni. Sto abbastanza bene, diciamo, quindi spero di non fermarmi e c'è tutto il tempo di recuperare ancora, arrivare al 100%, diciamo. Dal girone B al girone C, che cosa cambierà e anche guardando le avversarie, che opinione ti sei fatto? Ma è un campionato molto difficile, con piazze molto importanti, ovviamente, piazze blasonate, piazze di categoria superiore, ma penso che la società sta facendo un ottimo lavoro per farci trovare pronto a questo girone. Che obiettivi secondo te si può dare il Teramo in questo inizio di stagione, in questo avvio? No, dobbiamo partire senza ambizioni, tra virgolette, nel senso giocarcela a viso aperto con tutti, ma fare bene e poi strada facendo si vedrà. Dei nuovi compagni di reparto sei curioso di vedere all'opera qualcuno in particolare oppure no? No, qualcuno li conosco, abbiamo giocato contro, ovviamente fa piacere ed è bello magari abituarti con altri compagni, iniziare il feeling con altri compagni, quindi c'è da lavorare sicuramente sodo, ma sicuramente troveremo questa intesa. Si riparte senza il tuo braccio destro, perché Nabil Kaidi è andato al Picerno, si ritroverà da avversario, che effetto ti farà? È strano perché con Nabil siamo stati 7 anni insieme, quindi vederlo da avversario sarà molto molto strano, però purtroppo il calcio è questo e mi dispiace tanto, ovviamente, perché comunque al di là del calcio c'è l'amicizia che rimarrà, ovviamente, ma dispiace, però il calcio è questo, come detto, è strano sicuramente vederlo da avversario. Si torna alla difesa a 4 con il nuovo tecnico, con Bruno Tedino, difesa che a 4 che avete già ampiamente provato, sia tu personalmente sia anche con Nabil Kaidi tanti anni fa. Sì, non è un problema per me, ho 4 o 3, l'importante è seguire il mister, seguire le indicazioni che ci darà. Poi per me non cambia nulla, voglio dire, quindi non ho nessunissimo problema. Ben 44 chilometri tra le bellezze della Valle Longa e l'Ecomaratona dei Marsi, che si è svolta nel fine settimana a Collelongo. L'evento ha richiamato runners da tutta Italia. Il servizio è di Luca Pulzoni. Una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della natura. Grande successo a Collelongo per la 24esima edizione dell'Ecomaratona dei Marsi, organizzata dalla ASD Plus Ultra in collaborazione con il comune di Collelongo. Circa 200 partecipanti hanno preso d'assalto le montagne della Valle Longa in un percorso selettivo di 44 chilometri che ha messo alla dura prova gli atleti sfiancati anche dal gran caldo. Prevista anche una Archeo Run su un tracciato di circa 16 km e mezzo. Un evento che ha richiamato runners da più parti d'Italia e che si pone come obiettivo il rilancio turistico delle località della Valle Longa, un turismo pulito, sostenibile ed ecologico. Da quest'anno inoltre il percorso sarà censito, diventando fruibile tutto l'anno per amatori, famiglie e semplici camminatori della domenica. Una buona cornice di pubblico ha salutato gli atleti al via, soddisfatti dalle novità di un percorso quasi completamente rinnovato di circa 44 chilometri e oltre 2000
metri di dislivello. Il tracciato ha percorso la valle di Amplero fino al valico di Sant'Elia, da dove è iniziata la scalata verso la cima di Monte Breccioso. Dagli oltre 2000 metri della vetta, gli atleti hanno affrontato la discesa verso Collelongo attraversando le bellezze della Serra Longa. Nelle fasi finali di gara, paura per un atleta che ha accusato un malore quando mancavano soltanto 2 chilometri al traguardo. L'uomo, proveniente da Atessa in provincia di Chieti, è stato tempestivamente soccorso dai tecnici del soccorso alpino della stazione di Avezzano, che ben presidiava l'intero percorso. Dopo i primi accertamenti, il maratoneta è stato condotto presso l'ospedale di Avezzano e le sue condizioni non sembrano gravi. Questo era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri servizi li potete trovare sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 è questa sera alle 19, poi alle 23. Io vi auguro un buon pomeriggio e vi ringrazio per averci scelto.